I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Buongiorno ragazzi, benvenuti in Radio DJ, questo è il volo del mattino, non è ancora iniziato ma sta per cominciare, sono le 9.06. Potete comunicare con noi con il 347-342-5220, ripeto 347-342-5220 per i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, se mandate gli audio ci piacciono perché poi mandiamo in onda quelli, oppure diretta@dj.it. Bene. Ciao Viola. Ciao Viola, ciao Maurizio, buongiorno. Ciao follower e ciao Ciao, c'è la Laura. La vedo da là, è là in fondo. Laura non c'è. Che si fa? Me la scrivo questa, Laura non c'è. Potrebbe venire fuori una bella canzone. Laura non c'è. Credo stia discutendo con Andrea. È uscita con Marco? Marco se n'è andato via. Marco, guarda che mi stanno venendo delle ideone. Qua sento che c'è della roba sotto queste frasi. Susanna mon amour. Mon amour. Una roba un po' francese. Allora, ragazzi, mi sono riascoltato la puntata di ieri. Ogni tanto va riascoltata le puntate che vanno in onda. Io mi chiedo perché ci ascoltate. Continuo a ridere come un cretino. Continuo a parlare perché soffro da sempre il silenzio in radio, mi ha sempre agitato, no? Quindi cerco sempre di riempire i vuoti, i buchi. Vabbè, ma in radio si sta, e nella vita altro. E anche nella vita ho sempre cercato di riempire dei vuoti, dei buchi. Con cosa? Non voglio sapere. Con quello che avevo, poca roba, però qualcosina ho fatto. Vabbè, quindi ragazzi posso dire, cambia tutto. No, a parte che non mi piace neanche il suono della mia voce. Che senso cambia tutto? Fate voi. Cioè io faccio io il contrario, tu porti avanti il programma, io faccio la spalla. Vabbè, allora si cambia anche il cachet. Beh ragazzi, questa è Radio DJ, sigla! Per quelle 20-30 mila lire di differenza al mese. Io lo faccio. Oh, comunque la Laura non è ancora arrivata. No. Tu dici... Che è successo? Che è successo? Scusa, è abuso. Scusate, mia partita. Allora, anche la sigla adesso. La sigla non si cambia. No, mi sa che quest'anno sarà l'ultima. Vabbè. Buongiorno ragazzi. Ho il telefono pieno di numeri in memoria di mamma di perché capito, devo organizzare il pomeriggio con i bambini che giocano con altri bambini, li devi prendere tu a scuola, così, però non so, e quindi è mamma di, perché non so, poi il famoso play date. Però non so, non mi ricordo il nome delle mamme, così, allora è mamma di, i papà fanno poco sta roba qua. Come mai? Perché io non lo so, io mi ci butto a capofitto, come si dice? Piatto ricco, mi piatto ricco. Allora ragazzi, oggi stiamo leggeri perché è venerdì, inizio così. Parla mio musa. Ah, chi è? Parla mio musa dell'uomo versatile scaltro che andò vagando tanto a lungo dopo che ebbe distrutto la sacra roccaforte di Troia. Ve lo ricordate voi che avete studiato? Certamente. Questa è l'Odissea. Sì. Egli vide le città di molti uomini e ne conobbe i costumi. Soffrì molte traversie in mare cercando di salvare la sua vita e il ritorno dei compagni. Ma neppure così i compagni li salvò, capito, perché loro si sono messi a fare della roba così. Conclude dicendo: il Dio gli tolse il ritorno. Ok, la puntata oggi è quel viaggio che è stata un po' un'odissea, nel senso ogni riferimento a esperienze veramente vissute, quel viaggio che parti una vacanza per un viaggio così e non va esattamente, non so, perdi il traghetto, perdi la borsa, le valigie, perdi l'amico, perdi la pazienza, non lo so, diteci voi. Io vi dico solo che per andare a Londra a vedere la partita, che comunque sono 1:40 di volo più o meno, certo, e ci abbiamo messo quasi 9 ore. Fra una cosa e l'altra. Forse prendendo il treno fino a cos'è, Calais, sì, da lì il tunnel, secondo me ci mettevamo uguale. Sì, allora, cancellati un sacco di voli, poi c'erano i francesi in sciopero, quindi gli aerei non potevano passare sulla Francia, quindi ci abbiamo messo 2:15 solo di volo. 3 ore e mezzo di ritardo, non mi sto lamentando perché comunque stavo andando a fare una cosa bella.
Però è stata un po' così. Poi cos'è successo? Un tifoso del Milan sull'aereo, preso dal fastidio delle 3 ore e mezza, lì sempre, sempre come rispondi, no? Sì. Ci sono quelli che dicono poi c'è niente da fare, uh-huh. E qui l'altro invece ha cominciato a bere un po', si è fatto un po' di gin tonic, così a un ma certo portati punto, da casa o comprati no, da carrellino? Sui gigetti, però lui è già salito, era già carico, perché sulla scaletta era a fianco a me che al telefono diceva no, perché adesso io adesso mi faccio dare i soldi del biglietto, perché dopo 3 ore, cioè, era bello scancherante, ma sfiatava, si sentiva, cioè comunque era un po' bello carico, no, dico sfiatata di alcol, ah, quello si sente, sì, un po' sì, allora, ovviamente, allora. E vabbè, la faccio breve, sì. L'aereo sta per atterrare, tutti in ritardo, ho detto non arriveremo mai a vedere la partita dall'inizio, così lui si alza in piedi 2 o 3 volte, allora la hostess dice finché non si siede non possiamo atterrare, tu immagina tutti gli altri che erano lì già con le valigie in mano, insomma, quindi qualcuno a un certo punto ha detto se non ti siedi faremo in modo che non ti rialzerai più per il resto della tua vita. Addirittura. Chi avrà mai detto questa frase? Secondo posso, voi? No, non ci posso credere. No, che qualcuno l'ha detta, qualcuno l'ha detta. Hai minacciato con una scusa. Ma io cosa c'entro? No, io sto riportando la storia. E se ti hanno fatto un video? No, cosa c'entro? Io non l'ho detta io. Ah, ero lì così, ero lì, ero lì, okay. Così, ero lì. Poi non si fanno i video su me. Comunque, vabbè, a un certo punto la hostess, io ero seduto in prima fila, sì. Mi ha chiesto di fare l'annuncio, perché l'ha chiesto quello a fianco a me, quello mi ha detto no, guarda, fallo te che mi sembri più portato, che fai la radio. E cosa hai detto? No, perché poi l'aereo è atterrato finalmente, noi ovviamente come film di fantozzi tutti lì così, che appena atterrato tutti in piedi, sì. E l'ha detto finché non vi sedete non possiamo aprire la porta, allora, ovviamente in inglese nessuno capisce, no. Ho detto glielo posso dire, ragazzi sedetevi, perché se no faremo in modo che non vi possiate aprono la porta, stiamo per uscire, no, bisogna aspettare che arrivino i poliziotti a prendersi il ragazzo che era un po' ubriaco e che si alzava durante il volo. Ah, allora è stato molto molesto, non ha figa, solo da già, noi erano tutti lì tutti così, appena detto via siamo partiti, vabbè, niente. Polizia, ieri atterrati a Malpensa ci saranno state, non lo so io, 7000 persone per il passaporto, ci ho fatto la story sui se. Quindi quella volta che avete fatto una vacanza non è andata più bene, non mi sto lamentando, è andato tutto bene, certo. Tra l'altro esperienza bellissima, vi ho pensato tanto. Okay. Ero proprio lì che, al pub, che dicevo cosa starà facendo adesso Viola, Maurizio. Comunque ero stuck in the middle with you. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Carta di credito dimenticata a casa, dice un'ascoltatrice. Io faccio sempre così, carta di credito e passaporto, si parte da quello. Quando hai quelle due cose teoricamente te la puoi sfangare. Dimenticato, me ne sono accorto sul volo Ryanair, dopo varie peripezie riesco a pagare comunque tutto a Vienna, volo di ritorno cancellato per nebbia, avevo 30 euro per tornare a Milano, che odissea. È bello però, sono le cose migliori da raccontare dopo. Dopodiché certo, arrivo, non è la meta. Voglio solo, perché a volte poi mi dicono, no, guru, le cose, la meditazione, io poi arrivo allo stadio e ovviamente avevo questo biglietto, non si capiva, lo stadio è grande come Brescia praticamente, tutto lo stadio, è una roba, è un centro commerciale, certo. Con il campo in mezzo, no? Saranno stati, dentro c'è un birrificio, c'erano, saranno stati 50 ristoranti, bar, roba, è un negozi, è un centro, immaginate, un centro commerciale, in mezzo c'è il campo da calcio. Tutti con il loro aplomb, con gli inglesi sono anche. Uno mi ha scritto, uno mi ha detto fuck off quando è finita la partita. Io ho detto mio amico, seguiamolo che va giù dalle scale, gli faccio lo sgambetto. No, dai, stai calmo. Comunque. Cosa gli avevi fatto? No, perché è finita la partita, è solo vinto. Loro ti dicono: non puoi portare la maglietta o le sciarpe della tua squadra. Solo quelli in campo, in casa possono avere, perché devi evitare conti. Sì. E non gioire se segna, ma insomma, lo stadio come, non gioia. Come? Cioè, non gioire, cioè, fai magari tipo, però non è che puoi fare, perché magari qualcuno, perché sei mischiato insieme agli inglesi. Infatti, io eravamo solo noi due. Vabbè, niente. Comunque, quello lì, quando ho finita la partita, mi è passato avanti, io ho fatto, yeah! E lui mi ha detto, fuck off! Molto inglese, fuck off. Ho detto, devi stare attento. Aspettiamo la hostess che vi accompagna ai vostri posti. Aspettiamo la hostess, vedo che i ragazzi entrano in campo e non arriva nessuno. Vedo che comincio. E io dico, ragazzi, scusate, e sono 9 ore che siamo in viaggio. Manca un minuto all'inizio. No, perché adesso arriviamo la hostess. Arrivano. Aspetta che aspettiamo anche quel gruppo, così li portiamo, vi portiamo tutti insieme. Questi inglesi con la birra. Ho sbroccato. Oh! Come on! Ho
ha cominciato a gridare loro, ok, sono messi tutti in fila e mi hanno seguito, capito? Noi dobbiamo pregare che non escano fuori. No, che un giorno i trovo video. Uno. Ah, vabbè, ma lì se ne frega i video, che non esca fuori uno che mi dà una sberla. Ascoltami, sì. La mia odissea è stata quando a 25 anni decisi di raggiungere un amico a Favignana partendo in treno da Lodi. Oh, io 27 ore. Perché lì devi arrivare, allora, a Favignana ci si arriva da Trapani. Quindi, per arrivare a Trapani devi arrivare fino a Reggio Calabria, da lì prendere il traghettino. Poi quando arrivi, in Sicilia, i treni sono un altro mondo rispetto al mondo dei treni, diciamo, no? Perché anche un Palermo-Catania puoi stare via un paio di giorni, lì non si sa mai. Uh-huh. Io ho dei messaggi. Vai. Ciao ragazzi, il mese scorso treno Italo alta velocità da Roma per Milano, 3 ore, 8:40 la partenza, 20:40 la partenza, arrivo 11:15 in stazione centrale, in teoria. Siamo arrivati alle 5:15 della mattina, ovviamente non c'erano treni per tornare a casa, abbiamo dovuto aspettare il primo treno per Bergamo e siamo arrivati a Pioltello alle 6:15. Altro che l'odissea. Ciao, sì, Stefano, camminista di Pioltello. Ho un altro messaggio. Ciao Fabio, questa è proprio la mia puntata. Viaggio a Cuba, gennaio 2003, poco più che 20 anni, in 7 disgraziati, al primo volo per tutti quanti. Ti dico solo che c'è chi ha perso la valigia, non avevamo il visto timbrato, sono finiti una notte in carcere a La Habana. Ce ne è successo di tutti i colori. Ciao, cioè, Roberto. Primo volo questo. Primo volo, non c'avevano il visto. Non c'avevo... Che erano andati lì, tra l'altro, amanti della musica, dei sigari, sì, che si sa che si dice. Della tra salsa. Ragazzi, si dice tra ragazzi. Andiamo chi a Cuba. Parte. Che cosa fugge? Ma non sa che cosa c'è. Poi a un certo punto, mica è finito così, e sull'aereo c'è l'annuncio della hostess. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un TED. Signorina? Mi scusi, cosa significa Ted? Beh, in termini spaziali significa 500.000 di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi, è sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, sei tu. Vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico. Ok, panico. Questo è il podcast del Volo del Mattino. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Addirittura. Fino alla fine. Allora, ragazzi, mettiamo un po' di audio. Arrivo. Parlo poco adesso. Ciao Fabio. Oh. Mio primo volo a 18 anni per andare in Giamaica. Naturalmente non ci arrivo con un volo diretto, no, i soldi erano pochi e quindi abbiamo fatto Milano Shannon in Irlanda, Irlanda Mosca, Mosca Nicaragua, Nicaragua Giamaica. Mamma mia. E non solo, in Nicaragua aeroporto militare mi è venuta la brillante idea di fare due scatti con la macchina fotografica. Ma perché? Immediatamente requisita e rollino buttato. Meno male che erano andata. Ma cosa c'era da fotografare all'aeroporto militare del Nicaragua? Sì, lo si fa. Tipo anche ieri, io ero in coda di qui a Malpensa, c'erano stati non so quante persone, qualcuno cominciava a sbrottare. Uno a un certo punto ha sbroccato e gli ha detto alla ragazza lì, poveria, che poi cosa c'entrano quelli lì, certo, che sono lì. E io cosa posso farci? E lui, ti deve licenziare! E ha detto, no, mi piace il mio lavoro. Mi hai chiesto cosa faresti tu al posto mio? E io ti ho detto che ti devi licenziare. Licenziati, okay, ma perché mi devo licenziare? Ti devi... Ecco la lettera della E poi ovviamente qualcuno è lì che si rompe i coglioni, mi vede, mi chiede le foto, no? Ah. E dice, posso fare? In aeroporto non si possono fare, tutte le volte poi mi cazziano. Vabbè, certo. Quella lì gli ho detto, senti, aspetta che si allontana, facciamo... Una volta a New York, cioè un momento mi portavano via, gli ho detto, ragazzi, non si fanno le foto, gli ho detto, ma sei una foto veloce. No, ma non è che non voglio fare la foto, è che... E vabbè, soprattutto non si fanno le foto all'aeroporto.
stato di Managua militare. Comunque anche mio amico Azzolini Attilio, lo diciamo sempre, è andato in Giamaica passando dalla Russia, quindi è un casino per la valigia, perché comunque all'aeroporto non è che puoi arrivare con la maglietta, con le palme. Mamma devi fare un po' un doppia valigia, cappottone, va bene. Varrà la pena? Sì. Ah, già che te la Giamaica la conosci bene. Sì. Giamaica. Sai che sai di a Roma dicono così, no? Giamaica e Gather Cat. No, sì, dipende. Se hai una settimana e te ne fai quattro in giro per arrivarci, no. Certo. Comunque, battuta di Stefano. Ma quindi la ragazza che ha fatto l'Odi Favignana in treno ha fatto proprio l'Odissea. Chi parte? Radio DJ è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Però ragazzi, mettetevi d'accordo, capisco che siamo in tanti ad ascoltare il programma, però se facciamo i pippottoni perché facciamo i pippottoni, se stiamo leggeri perché è venerdì e cazzeggiamo, facciamo un po' di tutto, no? Cioè come si fa a scuola, c'è il momento in cui si studia un po' di più e poi c'è la ricreazione. Però il tema è poi portarlo tutto dritto fino alla fine. Allora strana, cambiamo, Allora vi dico questa cosa qua, allora visto che abbiamo parlato dell'Odissea, adesso vi parlo dell'Ulisse, ok? Vi parlo dell'Ulisse che è uno dei miei personaggi preferiti, ve ne avevo già parlato qualche tempo fa, a parte ricordarselo a memoria dalla Divina Commedia, che doveste studiarvelo tutto a memoria. Poi che te lo dico? No, un messaggio. Okay. Torno dal viaggio in Giamaica, mi hanno fatto le treccine, ero un po' rasta, diciamo, nell'aspetto, all'aeroporto di Roma, agli inservienti insomma, della dogana, della Guardia di Finanza, viene in mente di farmi l'ispezione anale. Certo. Quindi vi dico tutto. Non pensavo l'avessi allora con me. Ma ovvio! Se non ci si fa allora si torna dalla Giamaica. Si è fatto le treccine a Roma, ispezione anale per vedere se c'aveva il famoso preservativo con il fumo dentro, la gancia. Che non erano i dread finti attaccati al cappello. No, il cappello, capito? Però l'ispezione anale è tanta roba, sì, è tanta roba, perché solo perché c'hai i dread, pensa come sei tu anche prevenuto, no? Che poi magari invece quello lì in giacca e cravatta c'ha la borsa piena di cocaina. Ma poi i dread appena fatti. Dovresti solo avere pena. E lui in giamaica ha detto: "Mi li faccio o non me li faccio?" Ma al limite poi mi taglio. Cosa vuoi che mi succeda di brutto? O che problema posso avere al lavoro? No, dai, me li faccio. A Roma. Raccolta pure per cortesia quella maniglia per terra. Parlava anche in patois quando è arrivato. Yo man, bro! Bella friends! Edo! Pronti? Ciao, Edo da Treviso, come stai? Provi. Che fortuna. Molto bene. Che fortunato, dico sempre, a Treviso ci sono delle donne bellissime, la città è bellissima, il cibo è bellissimo. Si sta bene a Treviso, si sta bene. Si sta molto bene. Poi io sto in provincia, quindi. Ah, fantastico. Colline, senti una cosa, ci hai mandato un messaggio dove dici che a un certo punto tu, cioè il messaggio è questo, se fosse un film bisogna partire da questa immagine che è a chiappa. Sei in Austria da solo con una maglietta di un addio al celibato, dei calzoncini, delle scarpe senza calze, scarpe non tue, senza soldi, senza niente, abbandonato lì come fosse stato lanciato da un... Cosa è successo? E cosa c'era scritto sulla maglietta? Questo è fondamentale. No, sai che siamo in provincia di Treviso. C'era stato scatto dito. Era una maglietta celebrativa per questo grande amico che si sposava e quindi c'era un suo disegno, qualche scritta, qualche cosa stupida, se non ricordo. Vabbè, la scritta era zio Cam sposo. Zio Cam non mi sposo più. Allora Edo, raccontaci. E quindi andiamo a fare questo giro celibato, andiamo a fare questo giro in bicicletta in Austria, doppia Collins, bella giornata. Una bella corriera piena di gente, di amici. Io conto tutte le teste per capire se possiamo tornare a casa. Perfetto, ci siamo tutti, ne mancano due che stanno per arrivare. Scendo un attimo per andare in bagno, mi giro, esco dal bagno, la corriera non c'è più. E io mi ero appena messo un paio di scarpe a caso perché avevamo preso acqua durante il giorno, quindi ho trovato un paio di scarpe in corriera senza lacci, senza nulla, le ho messe su giusto per andare in bagno, sai, 30 secondi. Schiacciate dietro come le ciabatte, sai, senza lacci. Esatto.
Quindi mi trovo fuori su sto parcheggio, ovviamente pantaloncini da calcio senza tasche, quindi no telefono, no soldi. Vabbè, ho detto no, mi state prendendo in giro. Ha fatto lo scherzo. Certo. Sì. Senti, sì, quando se ne sono accorti, scusami? Ma non lo so, loro dicono che se ne erano accorti, però hanno cambiato parcheggio, mi hanno aspettato in un altro parcheggio, come se io sapessi. Ma così, vediamo se ci trova. E poi loro alla fine arrabbiati, ecco, ma dov'eri? Ma insomma, ma ragazzi, mi avete lasciato a piedi. Ho dovuto fermare un ragazzo austriaco che mi ha regalato 20 euro, per fortuna, mi ha fatto mandare due messaggi, no, vabbè, per uno, 10 due. Euro. Ah, ti ha dato, pensavo, ti ha dato 20 euro per tornare a casa, no, 20 euro per mandare un messaggio. Già che ti ricordi il numero a memoria. Lui mi ha dato 20, no, io non sapevo nessun numero, quindi l'ho dovuto cercare su Facebook, mandare un messaggio, nessuno rispondeva. Quindi gli faccio, guarda, grazie mille, se poi c'hai un 10 euro che prendo un treno e torno verso l'Italia, mi fai un favore. E lui me li ha dati, tranquillo, mi fa, no, tieni, non ti preoccupare. Brava gente. I famosi spicci. E tu gliel'hai ridati, l'hai cercato su Facebook? No, adesso ho l'indirizzo e gli devo rimandare su qualcosa. Ma dagli su una bottiglia di vino, una roba così. Esatto. E quindi poi ho preso sto treno, poi ho disse anche là, la tipa non sapeva dove mandava. Bello, dai. Bello. Però bello. Quanto è bello raccontarlo, guarda. Scusa, che poi appena ne esci. È la mia storia preferita. Certo. Tra le dita. Ok, ciao Edo, sì, buona giornata. Sì, ciao. Allora, 1, 2, 3, qua ci sono tutti. Scendo un attimo a fare la pipì, ragazzi. Arrivo subito. Il volo del mattino è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Comunque penso, se sei un po' che hai bevuto con gli amici, addio il celibato, c'è un pullman, un po' di persone, può succedere, ma quando leggi le notizie che uno dimentica la moglie, che sono in due in macchina, cioè tu sali in macchina, sei in macchina, forse perché magari tu sei uno che lavora in macchina da solo, sei abituato, sì. Il cervello si dimentica che stai lavorando, oppure se lo ricorda inconsciamente, ti dice vai. Comunque no, in macchina. C'è un bellissimo film, sapete che ci piace, ieri abbiamo parlato di Guerrieri della Notte, sì. Abbiamo ricevuto molte cose. Umberto D ieri ho suggerito, se riuscite a vederlo nel weekend, sono film d'autore, sono film belli quelli che ti fanno. C'è un film molto bello italiano degli anni credo 2000, quell'età un po' più o meno così, che parte proprio da una storia della moglie dimenticata in questa gita in pullman, Pane e tulipani. Pane e tulipani, c'è un bellissimo, un bravissimo Battistone, certo, che fa l'investigatore, un giovane Battistone che fa l'investigatore, che viene, perché poi lei è pugliese, e mi sembra, se non sbaglio, e decide di non tornare più. Il marito la aspetta e lei invece decide di rimanere a Venezia e va a lavorare in un negozio da un fiorista. È una bella storia. Sì. Del 2000, regista molto importante. Silvio Soldini. Voglio dire, ragazzi, pane e tulipani. Questa settimana abbiamo detto dei bei libri e dei bei film. Io sono già contento. Tra l'altro, il pezzo forte arriva adesso. La nostra follower. Eravate dimenticati. Allora, hanno tutti 3-4 follower, oggi ne abbiamo solo una. L'hai mangiata l'altra? Che è successo? Sì, sì, volevi sì. Il tempo tutto per te. L'ho mangiata. L'hai mangiata. Ma io sono venuta qua soltanto perché sotto ho trovato la Fletcher. Esatto, e c'era qualcuno che mi aggrediva. Ha cercato di voleva aggredire. E mi ha detto che stava cercando un badante, tra l'altro, e quindi ha detto: se vuoi fare qualcosa, ho fatto questo viaggio a Londra l'altro giorno con quella seduta a fianco a me che sembrava la Fletcher, che però si sparava dei grandi gin tonic, no? A un certo punto, mentre vedeva che parlavo con la hostess, lei mi ha detto: oh, io Italian, mi ha detto, perché noi parlavo con questa hostess. Ma aveva anche la cofana della. E io lei appena si è fatta il gin tonic, io voglio dire you're English, però io ho detto niente. Comunque quando ha detto il capitano ha detto 5 minuti arrivano i poliziotti per prendere il ragazzo e tutti e lei ha detto there are 5 English minutes, come dire sono 5 minuti inglesi, non italiani, difatti a 4 erano già lì. Penso è successo a Malpensa tipo ieri sera, sì, adesso arrivano, a 5 minuti arrivano. Aspetta. Maresciallo, un secondo, perché tutta sta confusione. Allora tu sei, cara Elisa, Elisa, sì, non solo una follower, ma anche una collega, perché lavora in una radio locale. Due radio, una radio regionale, FM, e una radio web di Milano. Ok. Ok, in questo momento, Giulino sta preparando, non ci ascolta, alle 9.48 non ci ascolta. Voleva aggredire. Ero io quella che voleva aggredirlo. Quindi, se vuoi dire il nome della radio, vuoi dire. No, non lo dico. Voi no, dite? No, ragazzi, sono qua in incognita. In realtà, non dovevo neanche dire come mi chiamo.
amo. Ah, okay. Ah ecco. Infatti io sono Vera Fletcher, la sorella. Allora, ma anche voi dite tipo, lo so, sul pene sono le 22. Ma magari. No, sul pene. Sul pene. Anche sul pene sono le... No, però faccio sempre verso così perché ci sono sempre un sacco di intoppi tecnici. Qual è il jingle vostro? Non puoi dire niente. No, sono in... comunque sei... No, però volevo fare un appello. Linus, se vuoi assumimi. Sei in incognito. Ma esatto. Se mi vuoi trovare sono qua da Fabio Volo. Devo dire che per essere una ragazza, immagino, molto giovane, molto bella, di intorno ai 25, quanti anni hai? 20, 25, 22, ti faccio 24. Il bonifico dopo, Ok, 20, 22, così. No. Comunque che lavora in una radio locale, per lavorare a Radio DJ deve essere un'emozione parlarne, perché mi ricordo che ai tempi quindi siccome io parlo tanto, ma parla a te di quello che vuoi. E cosa posso dire? Devi lanciare Marco Mengoni. Ma anche qua mi tocca lanciare. Scusate. Sì, devi lanciare Marco Mengoni. Bellissimo, bravissimo. Ti stai già lamentando. Hai ragione, no, allora, infatti. Io mollo, eccolo qua. Cosa devo fare? Depeche Mode, Marco Mengoni, due vite. Devo dirlo così? No, non lo so, è il tuo lavoro, fai come vuoi. Noi non lanciamo mai niente perché non siamo... State ascoltando il Radio DJ, io sono Elisa, sono qua al Volo del Mattino, per me è un grandissimo onore, votatemi al 347, stavo per dire 522, stavo per dire il numero dell'altra radio, tra l'altro. Già molto per essere licenziata. Ma subito? Ma subito! Due vite, perché lui è quello che fa coppia con Dua Lipa, Chewie's Milk and Wine, due vite, eh. Vabbè, faccio anche la stand-up comedy, ma me ne vado adesso. Che freddo. Grazie. Meno. Tutto l'universo. Stai ascoltando il podcast del Volo del Mattino. Il Volo del Mattino. Che giri fanno due vite. Comunque, l'abbiamo citata, ci ha sentito, è salita la Fletcher, era giù da Linus. Cos'è successo? Voleva aggredirmi. Perché ci fa ridere questa cosa? La deve smettere. Ma ci fa ridere questa cosa? Come mai Linus fa queste cose? È proprio un'immagine, forse. Voleva aggredirmi. Perché è insospettabile, è proprio una roba improbabile. Allora, Elisa, adesso tu, quando scendi, invece di andare giù due piani per uscire, vai giù solo uno e entri dentro in quella porta lì. Lì c'è lo studio di Linus. Che però ha il codice. Lì è un codice che io te lo do. Il codice. È difficile. Sono quattro numeri, però lo dico tanto. Non lo dico. Lo posso anche dire agli ascoltatori. Non devi dire neanche il numero delle cifre. Ma no, ma tanto mica salgono. Cioè, sarà uguale al PIN del banco, ma. No, è 12.34. Questa la capiscono in pochi. 12.34. Io non l'ho capita. 1, 2, 3, 4. Non è quello. È 34.21. 13.40. No, 43.21. Pensa all'aeroporto di Barcellona con le mie amiche, andiamo a Barcellona, quanto è bella Barcellona. Sì. Io mi perdo un attimo e vado in bagno, le mie amiche se ne vanno e io sono senza soldi, senza telefono e senza niente. Ma io dico, quante saranno state? 4-5? 45? Violenza. Ho entrato a bomba. Come si fa a dimenticarsi un'amica? Io è questo che dico, come fai, siete in quattro? Ma poi senza soldi, quindi le hanno portato via la borsa. La borsa, tutto. Ragazzi, io ho un messaggio come chiosa e chiusa. No, aspetta, salutiamo Lorelisa. Ah, grazie vai di giù, cuore. Vai giù da Linus. Sì. Non fare la miccona così, perché lui proprio quella roba lì non funziona come me, che mi fai vedere mezza teta, ti assumo. E non ce l'ho. Lui è maschio, cioè vai giù e... Lo volevo aggredire, poi vi dico. Sì, comunque vai giù come se tu fossi un giocatore di rugby, capito? A lui quella roba lì un po' gli entra. No, avevo un messaggio. Vai. No, via. Ciao. Guarda come ci tratta. Prendetelo voi. Sei pronta? Banda di... Radio DJ, la trovi anche in podcast.